Che effetto le fa trovare il calcio milanese così in basso? Credo che per stare in alto bisogna avere delle risorse e metterle in circolo. Le risorse non ci sono in Italia in questo momento e mi sembra giusto che le risorse vengano tenute per i posti di lavoro più che per le squadre. Quindi guardiamo con attenzione ad essere più bravi, a scoprire dei talenti, a scoprire qualche cosa di diverso anche tatticamente, per cui aspettando i tempi migliori, perché c'è grande capacità imprenditoriale e capacità tecnica per quanto riguardano le due squadre milanesi, per cui credo che in poco tempo ritorneremo ai vertici, ritorneranno anzi ai vertici. I tifosi abbiano un attimo di pazienza. Non si può competere contro Qatar, non si può competere contro squadre che hanno dei budget incredibili e che possono comprare qualsiasi giocatore. Bisognerà affinare la mente. Si fanno sempre tanti paragoni col passato, eccetera, però secondo lei è più forte la Juve di Conte o la sua? No, guarda, ci sono i periodi diversi, no? Quando si parla anche di calcio, che era più forte Pelé, Maradona, Bobby Charlton, sono periodi diversi, calci diversi, competitor diversi, per cui brava questa Juve, bravi Milan di Sacchi e Capello. A proposito di Juve, resta la favorita per lo scudetto oppure la vittoria della Roma a Verona riapre il discorso? Ma io credo che la Juve abbia un grosso impegno che l'Europa League e questo sarà molto importante per la squadra e per i tifosi. La Roma non ha questa, c'è la Coppa Italia. Credo che sulla carta sia più forte la Juve, anche se la Roma sta dimostrando di avere ritrovato quello sprint, quella voglia, quell'orgoglio che aveva caratterizzato il periodo che c'ero io. Il Milan invece quanto cambierà con Essien? Essien è un buon giocatore, però credo che il Milan abbia bisogno di qualche cosa di più che un solo giocatore, ritrovare quello spirito di gruppo, quella mentalità che almeno nella partita che io ho visto contro il Cagliari si è rivisto, proprio continuare su questa strada. La scelta di Seedorf le sembra coraggiosa? Che opinione ha? Seedorf l'ho scelto io quando giocavo nella Sampdoria e l'ho portato a Real Madrid. Berlusconi ci indovina, speriamo e mi auguro per l'amicizia che ho con Seedorf che sia una scelta vincente. Lei ha appena rinnovato fino al 2018 con la federazione, immagino sia soddisfattissimo, no? Sono rimasto in Russia perché me l'hanno chiesto di rimanere e sono molto contento di proseguire il rapporto con questa nazione, con questa federazione. Avevo avuto molte altre offerte e ho preferito rimanere dove sono. Che mondiale si immagina? Mondiale dove il Brasile farà la parte del leone, dovrà guardarsi secondo me dall'Argentina, se Messi tornerà ad essere il grande giocatore che tutti conosciamo, e soprattutto direi attenzione ancora una volta alla Spagna, perché col nuovo centravanti brasiliano che si è messa davanti è tornata ad essere la squadra più difficile, assieme alla Germania che come sempre rimane.